presentazione della 26esima edizione del torneo di maggio, si comincia il giorno 17, quali sono le conferme e quali invece le novità di questa edizione? Sì, allora quest'anno cominciamo appunto sabato 17 maggio e cominciamo con una pericena. La pericena è stata introdotta l'anno scorso, nonostante l'anno scorso avesse piovuto, è stato comunque un evento che ha avuto molto successo. Quest'anno abbiamo unito la pericena al momento dell'incoronazione, quindi i quarnieri si animerà già dalle 6:30, 7 di sera, ci saranno i bar tutti aperti che proporranno dei piatti tipici, strade chiuse, musica, animazione e poi finalmente alle 21:30 proprio da questo teatro comunale vedremo uscire i nuovi reali, i reali dell'anno 2014. Dopodiché ci sarà la cerimonia di incoronazione seguita da uno spettacolo musicale che si protrarrà fino a tarda notte. Questo darà appunto l'avvio al nostro 26esimo torneo di maggio. Ci ritroveremo di nuovo il giorno dopo, domenica 18, per la consueta messa in costume, per il pranzo reale, ci sarà questo convivio, costo assolutamente popolare perché sarà di 18 euro, ci saranno animazioni, ci sarà un maestro di cerimonia che illustrerà i piatti, ci sarà la lavanda delle mani, insomma tutta una serie di cose particolari che andranno ad arricchire ancora di più un evento che comunque era già molto, molto interessante. Nel pomeriggio si aprirà il Palio dei Borghi e avremo le prime due sfide. In serata avremo la conclusione con la presentazione di un libro intitolato La tragedia messianica. Poi avremo una settimana di stop perché come tutti sappiamo il 25 di maggio avremo le elezioni e quindi il torneo si ferma, ci saranno dei momenti comunque legati alle iniziative collaterali, quindi il sabato 24 ad esempio avremo la presentazione di un altro libro che si intitola appunto Bigorra, i ragazzi del torneo a cura di Aldo Piglione, poi avremo una pericena e una cena con il re. Ci vedremo nuovamente il mercoledì 28 maggio, quando invece ci sarà una conferenza di carattere storico tenuta dal dottor Giovanni Bertotti del Corsac di Quarnier. Dopodiché arriviamo finalmente, diciamo così, al clou della manifestazione, ovvero il venerdì 30, il sabato 31 e la domenica 1 giugno. Copione qui assolutamente confermato rispetto agli scorsi anni, quindi venerdì sera Corsa delle Botti, sabato corteo storico, grandi animazioni, gruppi di spettacolo che provengono un po' da tutta l'Italia, quindi una serata veramente, veramente interessante, bettole tutte aperte e pronte ad ospitare tutti i commensali, quindi insomma, speriamo semplicemente che il tempo che sia clemente con noi. Dopodiché abbiamo la giornata conclusiva, la domenica 1 giugno, quest'anno è vero il torneo di maggio va a sforare a giugno ma solo per un giorno, per cui insomma ce lo possiamo concedere. E la domenica appunto 1 giugno avremo come novità un grande torneo di arceria, un torneo di arceria organizzato a livello regionale che sta già registrando numerose adesioni e che si svolgerà al piazzale del Ponte Vecchio sin dalle ore 9 del mattino e vedrà la sua conclusione intorno alle 18 di sera con le premiazioni finali. Poi abbiamo introdotto una nuova gara del Palio dei Borghi che è la Corsa delle Biulantine, si svolgerà qui nella via e vedrà contrapporsi i ragazzi più forti, più atletici di ogni borgo. Ci sarà come sempre il corteo storico con la partecipazione quest'anno dei Cavalieri del Conte Verde, che è un gruppo equestre di Leni con il quale abbiamo intrapreso una nuova collaborazione e poi avremo, ecco, la sera chiaramente ci ritroveremo di nuovo tutti nelle bettole e come gran finale avremo l'ultima gara dei Pagli dei Borghi, che è appunto la gara dei tamburi. Dopo la gara dei tamburi finalmente i borghi sentiranno proclamare il vincitore. Questo è il programma, un'ultima iniziativa collaterale, lunedì 2 giugno l'Accademia Filarmonica dei Concordi avrà qui nella piazzetta del municipio, terrà un concerto che si intitolerà appunto Dal Medioevo alla Repubblica, da Re Arduino alla Repubblica e proporrà un programma che andrà a spaziare in tutti questi secoli. Quest'anno ci sarà una novità che è partita dalla regina dell'anno scorso. Noi, avendo una figlia disabile, siamo logicamente a contatto con la disabilità quotidiana e
grazie al centro diurno dove nostra figlia abbiamo qui a Quarnier Metafora, è collegato alla Laborarte di Castellamonte, che sono due realtà unite, insomma. Dunque Laborarte si occupa di far lavorare questi ragazzi con la ceramica, che comunque è un prodotto naturale, quindi lavorano con le loro mani. Certo, non ci sarà mai un oggetto uguale all'altro perché è realizzato da loro. Quindi ho parlato con la Proloco e abbiamo deciso di unire i ragazzi col torneo, e per loro è una grande gioia perché saranno presenti, perché gli omaggi che verranno dati e ai borghi ospiti, quindi questo piattino che verrà dato a loro è fatto dai ragazzi, il palio che vincerà il borgo vincitore, e poi stiamo collaborando io con loro, perché io come hobbista prepariamo i piatti che saranno dati alla gara d'arceria, che sono piatti che loro hanno realizzato, io finirò di decorarli e verranno dati ai vincitori della gara d'arceria. Quindi questi ragazzi sono veramente contenti di questa cosa, si sentono parte. Quest'anno tra le novità del torneo forse la più importante è quella del torneo di arceria che ci sarà la domenica. Sì, quest'anno abbiamo cercato di introdurre il settore dell'arceria con il primo trofeo Arduino, Gran Trofeo degli Arcieri, una manifestazione che si svolgerà nell'area sterrata del Ponte Vecchio, dove si scontreranno in singola attenzione gli arcieri che arriveranno da gran parte del nord Italia. Ci sono già iscrizioni dalla Lombardia, anche dal centro della Toscana e dalla Liguria. Sarà una gara divisa per fasce, al mattino si esibiranno i monelli fino a 10 anni, seguiranno i fanciulli e le fanciulle, a mezzogiorno faremo la pausa ristoratrice presso le bettole, al pomeriggio ci sarà la gara degli adulti che sono divisi in messeri e madonne. Anche c'è un'altra divisione, oltre a quella di Messeri Madonna, che è quella della tipologia di arco, o arco storico come questo, oppure arco di foggia storica. Questa gara farà parte di un circuito di arceria piemontese che è in fase costituente, sull'esempio di quello toscano. Ci aspettiamo dei risultati importanti, abbiamo la collaborazione della WISP e degli arcieri della Rupe di Viana, di quali faccio anche parte per l'organizzazione. E ci aspettiamo un risultato importante. La settimana prima avremo anche un'altra gara di arceria, come è capitato lo scorso anno, che è curata dall'associazione Gruppo Storico Comes Palatinos. Speriamo che tanti arcieri vengano a Quarnier, che sia uno stimolo per tante persone ad avvicinarsi al mondo dell'arceria.